diventando il paese più ricco del mondo. La Spagna, con l'aiuto di Dio, ha conquistato le nuove terre. E massacra gli Incas, i superstiti sono convertiti con la forza. Il viceré Don Francisco de Toledo sa come agire. Il viceré ha instaurato lo schiavismo. Ma li fa lavorare. Come bestie. Nelle miniere d'oro e d'argento. Non vorrete, caro Carafa, incolpare Dio d'avere fatto quelle terre povere di frumento, ma ricche di metalli preziosi. Non è certamente Dio che voglio accusare, ma... Ma l'opera della Chiesa, lo so. Laudate Deo, ma omnes populi, laudate Deo, ma fino adesso per noi. In sanctuario, San Domino. Vedete, Carafa, noi con una firma possiamo fare accedere a quelle ricchezze. È un privilegio che ci consente più salde amicizie. Sono d'accordo sul privilegio, ma non su questo nome. È un farabutto. Ma è devoto alla Chiesa. È il nome che ci ha fatto la badessa di Sant'Arcangelo. Come sapete, per tradizione, la badessa di quel convento può designare l'intestatario di quel privilegio. L'attuale badessa del convento di Sant'Arcangelo sta per morire. Ah, allora non firmo. È inutile. Vedremo di accontentare la nuova badessa. De profundis clamor a te, Domine. Domine, audi vocem meam. Vi ricordo che in attesa della nomina della nuova badessa, tocca a me il comando. Sono io la più anziana qui. Domine, audi vocem meam. Voi, madre Giulia, suonate la campana per avvertire tutte. Voi, madre Chiara, andate a chiudere le porte. Io vado a chiamare le postulanti. Il nostro ordine prescrive che siano loro a trascinarla in chiesa. Giulia, io sono sicura che sarai tu la nuova badessa. Thank you.
Ecce crucem domini. Fugite partes adverse. Immunde spiritus omni satanica potestas. Omnis incursi infernalis adversari. Vieni ad aiutarmi, Agnese. Madre Giulia. Madre Lavinia. Potete concedermi Agnese in aiuto? Vai, Agnese. Paura? No, con voi no, Madre Giulia. Agnese, presto diventerai novizia. Ti prometto che ti eviterò i servizi più gravosi e ti proteggerò sempre. Anche quando verrà qui mia nipote. Quando arriverà, madre? Presto. E come si chiama? Isabella. Non preoccuparti, sarai sempre tu la preferita. Sembra, madre Giulia, che siate contenta per la morte della badessa. Il corpo, con la dipartita dell'anima, non ha più valore. Le nostre anime sono la vera ragione dell'esistenza. La campana ha quasi un suono di festa. Sarà il vento. Sottoporrò questo documento all'arcivescovo. È un documento notarile in piena regola. Non ne dubito. Eccellenza, dovete scusarmi. Spero avervi fatto comprendere l'urgenza. L'interessata non vede l'ora... capito? Di diventare badessa. Lo so. Non credo che possano esserci dubbi sulla vocazione di Madre Carmela. Giudicherà l'arcivescovo. La famiglia di Madre Carmela mi ha incaricato di dirvi, Eccellenza, che non mancherà di esprimervi la sua gratitudine in persona. Io naturalmente riferirò quanto siete stato premuroso e sollecito. Riferite anche che Carafa è diverso dagli altri. Ma è l'uso, Eccellenza. Non sono spagnolo io, come la razza dei nostri dominatori. Dal convento di Sant'Arcangelo. Ce n'è un'altra, sotto forma di supplica.
La famiglia di madre Lavinia dichiara di fare uno sforzo ingente. Raddoppia la dote. Madre Lavinia ha il vantaggio sulle altre di essere anziana. C'è qualche punto scuro nella sua vita. Quando era giovane? Acqua passata, è stata assolta. La Chiesa ha bisogno di mezzi. Anche accettando nei conventi donne che vi entrano senza fede religiosa? I genitori mandano nei conventi le figlie perché resistono ai matrimoni imposti. O per concentrare le ricchezze nel primogenito. Oppure per fare nel loro interesse dei centri di potere. Non possiamo cambiare la società. I servigi alla Chiesa, da qualunque parte vengano, sono sempre bene accolti. Madre Giulia. Madre Lavinia, è arrivata la nipote di madre Giulia. Isabella. Devi chiamarmi madre Giulia. Benvenuta al convento di Sant'Arcangelo. Che piacere vedervi, madre Giulia. Isabella ci ha dato molto da fare con le sue bizze amorose. Portarla qui non è stato affatto facile. Che fine ha fatto il giovane? Fernando è stato spedito lontano. Altre notizie più importanti? Don Carlos Ribera si recherà in persona all'arcivescovado per annunciare la donazione che egli fa a vostro nome. Mi ha detto che verrà presto anche da voi. Bene. Io controllo continuamente la situazione. Suor Carmela e Suor Lavinia hanno posto la loro candidatura. Avete delle rivali tutt'altro che facili da battere. Lo so. Isabella? Madre Giulia, non devo essere io a occuparmi di mia nipote, non sarebbe giusto. Madre Carmela? Siediti. Thank you.
Signore, aiutami. Signore, aiutami. 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 Rivolgo a voi con tutta umiltà, Eminenza. Ho chiesto che siano sciolti i miei voti. Ha avanzato regolare domanda alla Santa Sede. Non ho avuto ancora risposta. Sto aspettando! Tutte sappiamo quanto sia terribile sciogliere i voti. E quale sarebbe il motivo per uscire dalla clausura? Sono ragioni di salute, sì, di salute, Eminenza. Siete malata, figlia? A vedervi non si direbbe. Soffre di mal di nervi. Tutte le donne ne patiscono. Voi siete Suor Chiara. Sì, Eminenza. La Santa Sede ha inviato a me la vostra domanda. Si trova nelle mie mani per il mio parere. E il mio voto è contrario. Suor Chiara ha bisogno di distrazione. Fatela applicare ai ricami. Sarà fatto, Eminenza. Sarà fatto. Quae dormis.
principe. Anonus Pop. Accipe. Madre Chiara. Mi ha detto Madre Lavinia che non vi farà uscire di qui se prima non terminerete questo ricamo. È quasi finito. Sono stata due notti senza dormire per farlo. Vi prego, accettatelo, per il bene di tutte. Al vescovato non devono assolutamente sapere che io sto male. Non volete il medico, allora? La visita del medico nel nostro ordine è consentita in casi estremi e occorre il permesso del vescovo. Meno male che ho voi che mi curate, Madre Giulia. Vi ho portato un farmaco. Vi farà certo bene. Ne ho a sufficienza. Anch'io ho avuto gli stessi disturbi, Madre Lavinia. Sono grata del perdono, Madre Lavinia. Ringraziate anche Madre Giulia. Lo apprezzerà. Grazie. Sono lieta che tu abbia finito il ricamo. Ti piacciono? Certo. Sono per te. Grazie. Le porterò all'altare. Giulia, tu... Che cosa? Tu hai un potere enorme. Anche su Madre Lavinia. Che vuoi dire? A volte mi spaventi. Non mi dici più nulla, neanche una parola. Da un pezzo non ci vediamo più. Da soli. Le porterò io all'altare. Isabella. Spero che non sia nulla di illecito. La portinaia lo ha consegnato a me perché dice che non possono sospettarmi. Ne sarai orgogliosa? No, la superbia è un peccato mortale. Buone notizie. Oh, meravigliose. Lui non è più lontano. Chi lui? Fernando. Spero di poterlo vedere presto. E come? C'è un modo. Lui me l'ha suggerito. Lo ami? Oh, più di ogni cosa. E Madre Giulia, tua zia, lo sa di questo tuo amore?
sa sempre tutto. Forse è stata lei stessa a farmi separare da lui. È strano parlare d'amore con te. E perché? L'amore è la cosa più bella che esista. L'amore che intendi tu è un altro. Certo, ma forse proprio per questo posso capirti di più. Manterrai il segreto? Sì. Quanto tempo è passato? Infinito. 5 mesi e 12 giorni. Rammenti l'ultima volta che ci siamo visti. Ho rivissuto quell'incontro milioni e milioni di volte. L'ho perfino sognato. Ma sempre qualcosa finiva per dividerci. Tu scomparivi e non riuscivo a vederti più. Io invece non sono mai riuscito a sognarti. Chi lo sa perché? Forse perché da sveglio immagino sempre che tu sia al mio fianco e che mi parli. E infatti in ogni istante io ti dico ti amo. Te lo ripeto anch'io. Continuamente. Ti amo. Andiamo più avanti. Riusciremo ad avvicinarci un po'. Parla, ti prego. Riempiamo ogni momento di questo nostro incontro. Come hai viaggiato? Avventurosamente. Ti hanno mandato lontano i tuoi genitori? Oh, sì. Ma dove? Era terribile non sapere dove tu fossi. Neanche io sapevo dove eri tu e ne soffrivo. E poi finalmente hai saputo dove mi trovavo? Sì. E come hai fatto a partire? Ho scritto ai miei genitori dicendo che ero pronto a conoscerla. Chi? Quella che vogliono farmi sposare. E l'hai conosciuta? No, dovrei vederla alla vigilia del matrimonio. Deve essere brutta davvero. Andiamola. Hai già preso i voti? Sono novizia. Posso ancora essere sciolta. Ho scritto a certi amici di famiglia. Nessuno ha risposto. Ci sosterrà il nostro amore. È tanto grande. Sì, amore. E poi la vita non ha senso se non ho te. Non rubare quelli che sono i miei pensieri. Dio, perché Dio è amore. Ora devi andare. Addio, amore. No, non addio. A presto. Madre Lavinia vi porge il benvenuto, don Carlos. Non è in condizioni di uscire dalla sua cella. Per caso madre Lavinia ha bevuto troppo liquore? Il suo malore si sta aggravando giorno per giorno. Cerchiamo comunque di non spedirla in paradiso prima del tempo. Nel suo stato di salute è escluso che possa essere nominata badessa. Sono buone notizie, no? Grazie. Vi ringrazio anche degli ultimi regali. Specialmente del liquore e delle medicine. E Isabella, come sta?
Mia nipote sta benissimo. È stata visitata? Certo. È tutto in ordine? È nello stesso stato di quando è nata. Siamo riusciti a salvarla da quel piccolo lestofante proprio in tempo. Don Carlos, la donazione è stata accettata? Tutto a posto. Quando si tratta di accrescere le sue ricchezze, la Chiesa non dice mai di no. La vostra nomina ormai è quasi sicura. E Isabella è certamente vergine. Appena voi sarete badessa, non avrete alcun ostacolo a inviarmela, vero madre Giulia? Mi sposterò nel castello di Baiano e l'attenderò lì. Non è molto distante. Sono certo che non mi deluderete. Ma non ne avevamo mai parlato prima d'ora. Appunto. Ne parliamo adesso, madre Giulia. Ritenevo che appoggiaste la mia nomina solo per ottenere il privilegio. Non è stato facile sgombrarvi la strada per farvi diventare badessa. Ci sono state molte pressioni, anche da altri conventi. Non ho voluto dirvelo prima, ma ho speso molto più del previsto. Non potete tirarvi indietro. Sarebbe la rovina della vostra famiglia. Molto chiaro, Don Carlos. Madre Carmela ha anch'essa degli amici altolocati. Che cosa sapete di questa Carmela? Abbastanza per eliminarla. Che scandalo! Non andateci sola. Date l'allarme. Sì, subito, madre Lavinia. Svegliatevi! Su, svegliatevi! Ho l'autorizzazione di madre Lavinia. Questo è un abuso. Sì, è vero. Io volevo fuggire. Ah!
con la vostra medicina. No, ormai è finita. Ed è meglio che non ne prendiate più. Non conosciamo la natura della vostra infermità. Comincio a pensare che può essere contagiosa. Quindi, nell'interesse della comunità, è bene che siate trasferita nella cella di isolamento. Lì avrete tutta l'assistenza possibile, materiale e spirituale. Questa cella va lavata a fondo, e subito. Lo stemma della mia famiglia dovete metterlo qui. Isabella, ho un incarico per te. Devi portare un messaggio al castello di Baiano. Sai dov'è? Certo, zia Giulia. Certo, madre Badessa. Bene, allora non hai bisogno di compagnia. E quando dovrei andarci? Domani. A domani. A domani. Bentornato, eccellenza. È stato un viaggio inutile. Sempre lo stesso congresso. La solita lettera anonima dal convento di Sant'Arcangelo. E la nuova abadessa? È stata eletta madre Giulia, dei duchi di Mondragone. C'è sua eminenza? Sì, eccellenza. Dammi l'incartamento su Sant'Arcangelo. Turpi di more! Al punto che certi conventi infetti dalla peste del rilassamento, invece di case di vergini consacrate a Dio, vengono le veci di veri bordelli. Queste parole esatte sono state scritte dal cardinale Contarini nel 400. Ma ora siamo nel 1577. Le cose stanno cambiando. Speriamo non in peggio. Il convento di Sant'Arcangelo, per esempio. Non si può dar credito a lettere anonime. No. Ma si può indagare quanto in esse ci sia di vero. La nuova badessa metterà ordine. Ha temperamento. Anche troppo. Non per nulla è riuscita nel suo intento. Le istituzioni religiose sono diventate centri di potere, di sopraffazione. Stiamo dimenticando il messaggio cristiano. Se la Chiesa non mantenesse rigidamente il potere, sarebbe a sua volta sopraffatta. Gesù e gli apostoli erano straccioni. Eppure il loro potere è stato immenso. Perché per la prima volta in un mondo feroce dissero di amare il prossimo. E perché diffusero la verità. La Chiesa si è organizzata per difendere quella verità. Credete a me, Carafa, se non fosse così noi due non saremmo qua. Visto che ci siamo, non si tratta di ricondurre la Chiesa alle sue origini di povertà totale e inerme, ma di evitare le sporche speculazioni al suo riparo. Il privilegio che si concede per onorare le nuove badesse è fonte di loschi intrighi. Se alludete al convento di Sant'Arcangelo, posso informarvi che le sue proprietà si sono molto estese. E proprio per merito di Don Carlos Ribeira. Che in cambio si prepara ad impossessarsi delle ricchezze delle nuove terre al di là dell'oceano.
È un uomo senza scrupoli. È un grande di Spagna. Un grande mascalzone. Vi darò la possibilità di rendervi conto che nel convento di Sant'Arcangelo tutto è regolare. Vi chiedo il consenso di eseguire un'ispezione senza preavviso. Accordato. Lo consegnerai a Don Carlos Ribera in persona. Mi raccomando, Isabella, questo messaggio è molto importante per me. State tranquilla, madre Badessa. Isabella, sta attenta. Isabella! Le reliquie di San Damiano. San Damiano deve essere stato un gigante. In tutti i conventi ce n'è un pezzetto. La gente semplice ha bisogno di queste cose. Aprite la vostra cella per l'ispezione. È un abuso di autorità. Ho l'autorizzazione di Sua Eminenza l'Arcivescovo, di cui mi onoro d'essere il vicario. Autorizzazione scritta, Eccellenza. Scritta, madre Giulia. Sarebbe meglio offrire a Dio gli oggetti della vostra vanità terrena. Non posso rinnegare la mia famiglia. Quando avete pronunciato i voti, avete scelto la famiglia di Cristo. Cosa sono? Medicine. Lì c'è un passaggio. Porta alla cella di isolamento per le suore inferme. E c'è un'inferma? Sì. Contagiosa. Non ho paura. Sono sopravvissuto alla peste.
Ma è disumano. Lo so, ma così vuole la nostra regola. Purtroppo. Queste sono le celle di punizione. Lo vedo. È madre Carmela. Ha tentato di fuggire. Ne ho fatto rapporto all'arcivescovo. L'ho letto. Fatela risalire nella sua cella. Che cos'è? Un ricordo? O la prova di una visita clandestina? Conosco questa scrittura. Sono le meditazioni di Madre Chiara. Non credo sia possibile che da... E io credo di sì. Uscite. Uscite! Uscite! Nessuno esca e nessuno entri. Senza eccezioni. Tardi, andiamo. Dove? Al castello di Baiano. A chi se ne importa di andare là? Importa a me. Dov'è? Brutti sporcaccioni, andate via di qui. Tutti schifosi, non vi vergognate. Via, andate via. Andate via. Guarda un po' che ci tocca vedere un maschio con un maschio, se sono svergognati. Via! Ce n'è abbastanza per istruire un processo. Quelle monache appartengono alle più potenti famiglie. Muoverebbero il viceré, persino il re di Spagna. Eminenza, agite immediatamente. Allestite il processo. Sul posto. Potete farlo, Eminenza. È un convento di clausura. Che processo sarebbe? Inquisitorio, Eminenza. Dovete estirpare il male che minaccia la Chiesa. Sono sicuro che Sua Santità, Gregorio XIII, apprezzerà il vostro gesto. Mi esporrò alla loro vendetta. Me ne assumerò io l'intera responsabilità. Sarda! Vittoriosa! Ingrata! Stupida! Scrivere lettere anonime. Tutte ne subiremo le conseguenze. So benissimo quello che hai fatto a Madre Lavinia con quel tuo liquore. Tu non sai proprio niente. Continua. Fammi ancora male. Era ora finalmente che ti interessassi ancora di me. Thank you.
Ti ho fatto soffrire e non lo meriti. Hai pietà per me. Il mio affetto è quello di prima. Sapessi quanto vorrei esserne sicura. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Invocato il nome del Signore, noi, Alfonso Carafa, vicario di Sua Eminenza l'Arcivescovo di Napoli, per volere di Dio, in nome della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, dichiariamo aperto il processo inquisitorio contro le religiose del convento di Sant'Arcangelo a Baiano. Ti ringrazio molto. Non immagini che grande piacere mi abbia fatto questo messaggio di Madre Giulia. Le invierò le mie devote felicitazioni per la sua nomina abbadessa. Isabella. Affidare il messaggio alla sua deliziosa nipotina è stata un'idea meravigliosa. Io volevo parlarvi, Don Carlos. Anch'io. Un momento, Isabella. Era tanto tempo che volevo incontrarti e fare una chiacchierata con te. Ho capito subito che eri Isabella, anche se vestita così. Certe cose si possono nascondere fino a un certo punto. No!
No! No! Mio... Oh! Lasciatemi! No! Oh! I cavalli. Inseguitevi. Però non dovete catturarli subito. Lasciatela! E so anche molto bene quello che ha fatto Madre Giulia nell'interno delle mura del convento. La donazione, gli intrighi politici, le medicine, l'accoglienza che i vostri uomini hanno riservato al visitatore di Madre Carmela. Sta zitta! Questi sono tutti prodotti della tua fantasia. Voi potete uccidermi se volete. Ho pensato anche a questo. State attento, quindi, perché se lo fate è la fine per voi. Sei davvero diabolica. E voi, Don Carlos.
Perché ti sei messa a spiare quello che succedeva in convento? Voglio essere sciolta dai voti. Venendo qui intendevo chiedere il vostro aiuto in cambio del mio silenzio. Ma voi non mi avete dato il tempo di parlarne. In conclusione, non ti piace stare in convento. Non ti do torto. Però ti ci devo riportare, e subito. Ti dirò come comportarti e che cosa dire nel tuo interesse. Nell'interesse di voi due. Diciamo anche nell'interesse di tutti e tre. È questa? Mi pare di sì. Dovete rispondere con precisione. È o non è? Sto molto male. Non posso ricordare. E voi, madre Giulia? La riconoscete? Sì. Dunque sapevate cosa conteneva? Una medicina. Voi che l'avete esaminata, dite a Sua Eminenza di che si tratta. Veleno. Mortale? Dipende dalle dosi. Era una medicina. Si usa quel veleno in medicina? Si usa. Ditemi, come mai avevate quel medicamento? Quando entrai in convento lo portai con me. L'avevo da anni. Devo dire che mi è stata utile quella medicina. Perché anch'io mi ammalai una volta. Domandate a madre Lavinia. È vero. In questa lettera è detto che voi conoscevate l'efficacia funesta di quella medicina. È una lettera anonima. Ma la persona che l'ha scritta è tra noi. Siete voi che l'avete scritta. È la mia scrittura quella? Voi che ne dite? Apparentemente non è la stessa mano. Però sembrerebbe che le lettere anonime siano state scritte dalla stessa persona, ma con la mano sinistra. Ne siete sicuro? Quasi sicuro. Ho letto il vostro diario con grande interesse e attenzione. Le mie confessioni intime. Il linguaggio delle lettere anonime è identico. Le stesse frasi. Nelle vostre confessioni intime parlate della medicina che madre Giulia propinava a madre Lavinia. Intendevo soltanto sottolineare il gesto di madre Giulia. Che tipo di gesto? Di bontà. Ancora una lettera anonima. Non una delle solite. È diversa dalle altre. Anche perché è certo tra tutte la più importante. Qualcuno da fuori sapeva perfettamente ciò che si svolgeva dentro queste mura. Le visite clandestine a una delle monache e persino il posto sotto le mura del convento dove è stato ucciso e sepolto l'amante di madre Carmela, Pietro Lanciani. Chi lo ha ucciso? Un
vostro familiare al corrente della relazione? O un rivale? Avete altri amanti? Rispondete! Abbiamo i mezzi per farvi parlare! Applicateli! Applicateli quei mezzi! Intendevo soltanto minacciare. È un ordine. Parlerò! Ho assassinato io madre Lavinia, l'ho avvelenata io! No, la novizia Agnese non deve neanche assistere. Prima di riprendere l'interrogatorio, che esca. È stato difficile. Ho dovuto supplicare l'arcivescovo. Sarai sottoposto al processo inquisitorio in veste di penitente. Ma sta tranquilla. È soltanto una sgradevole formalità. Vedrai che andrà tutto bene. Tutto bene. Per una verità completa bisognerebbe andare molto in alto. In zone proibite. Caro Carafa, nessuna monaca è assassina. Madre Lavinia è ancora viva al momento. La condanna a lunghe pene di carcere duro si addice alle responsabili. Per madre Giulia, in quanto abadessa, è prevista la pena di morte. Madre Giulia si è dimostrata indegna di essere badessa. Si può giudicare come se non lo fosse mai stata. In tal caso la donazione non vale più. La donazione deve essere valida. Qualsiasi cosa sia accaduta. Se ne deduce che anche il privilegio che abbiamo concesso a Don Carlos Rivera sull'estrazione di oro e di argento in quelle terre lontane deve essere valido. In fondo, se ho ben capito, mi pare che il problema si riduca a questo. Se madre Giulia è badessa, la sua condanna non può essere che la morte. E la Chiesa conserva la sua donazione. E Don Carlos il privilegio. Ma se annulliamo la nomina e consideriamo che madre Giulia abbia agito come monaca semplice, la sua condanna è il carcere, magari perpetuo. Però resta viva. E la Chiesa perde la sua cospicua donazione. E Don Carlos il privilegio. Questo doloroso processo lo avete voluto voi, Carafa. Ora, dopo aver ascoltato il consiglio inquisitorio come prescritto, decidete voi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Noi, per grazia di Dio e di Sua Santità, arcivescovo della benemerita e gloriosa diocesi del Reame di Napoli, a conclusione del processo inquisitorio, celebrato nel convento di Sant'Arcangelo a Baiano, in nome di Dio, della Santa Sede e della nostra Apostolica Romana Chiesa, decretiamo. Per Madre Carmela dei Principi Costante, condanna al carcere a vita.
Per madre Chiara dei baroni Arcamone, condanna a 20 anni di carcere, in assoluto isolamento. Per la novizia Isabella, contessina di Mondragone, proscioglimento da ogni voto. Tutti i beni patrimoniali della stessa, donati al convento di Sant'Arcangelo quale dote, vengono incamerati dalla diocesi di Napoli. In nome di Dio, in tutta coscienza, noi riteniamo madre Giulia dei duchi di Mondragone colpevole di condotta criminale. Riteniamo tuttavia che la sua nomina abbadessa sia pienamente valida. Perciò, in applicazione degli appositi articoli del codice canonico, la nostra sentenza non può essere che la condanna alla pena capitale. Noi decretiamo inoltre che la sentenza debba essere eseguita immediatamente, mediante cicuta. Le altre religiose saranno trasferite in altri conventi, ove potranno riscattare, nella preghiera e nell'isolamento, i dubbi che hanno fatto vacillare la loro fede. Voi giudicate me per corruzione e crudeltà. Sono forse io più crudele e corrotta di voi? Ho avuto una relazione peccaminosa. Sì, ho afferrato l'unica possibilità di affetto che avevo. E sono inoltre accusata di desiderare il potere. E che altro volete voi? Io fui costretta ad entrare in questo posto. E qui l'unica sicurezza è il potere! Voi bestemmiate! Questa è follia! No! Sto dicendo la verità! Ora posso dirla per la prima volta nella mia vita! La legge della Chiesa è disumana e ha fatto diventare disumana anche me, come voi! Ora so di avere un'anima. E finalmente sono libera. Sono pronta. Oh!
Ecco che assolvo a peccati tuoi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. E che Dio perdoni noi per il male che abbiamo fatto in nome della Chiesa. Signore, perdona coloro che ti hanno offeso. Signore, perdona i nostri peccati. Oh,